Vasco, sono prontissima per una nuova puntata. La vostra cantante di professione e cuoca per passione oggi vi presenterà un antipastino di pesce fresco fresco, sfizioso sfizioso, ma non sono sola oggi perché mi farà compagnia in cucina la mia sorellina. Ciao Sara! Ciao! Ciao a tutti! Sei pronta per cucinare con me? Sì! Oh, brava! Sei nata pronta! La ricetta di oggi la prendo dal mio libro ed è proprio questa qui, i gamberi al profumo d'estate. Ecco gli ingredienti. Calcolate 10 code di gambero a persona, un po' di datterini, pinoli, basilico, olio, una cipolla di Tropea, un'arancia, un po' di sale, glassa di aceto balsamico, delle fave e un po' di vino bianco. Sara, allora, per prima cosa, questi pomodorini li ho già lavati, me li comincio a tagliare. Sul fuoco abbiamo già messo la pentola. Facciamo bollire l'acqua e poi immergiamo le code di gambero. Sara, racconta qualcosa ai nostri amici. Tu che lavoro fai? Faccio le casine. Le casine. Le casine, aspetta, sono queste che vedete in sovraimpressione adesso. Sì. E tu le colori? Sì, è un centro lavoro e promozione lavoro. Ci sono tanti amici? Sì, sanno fare le cose da tra la pelle, baratoio, tra la pelle fanno le farfalle. Fanno queste, guardate, queste belle farfalle di pelle. Abbiamo detto tante cose, Sara, sì, su dove lavori tu, che fate le casine, fate le farfalle in pelle, ma fate anche questi... I vasetti di ceramica. I vasetti di ceramica che io uso in cucina. Vedi che belli che sono, li uso per servire con i colori in polvere, perché poi sono cotti nel forno e quindi si possono usare tranquillamente dopo. Sì. Continuiamo a lavorare un attimo, sennò non finiamo più. Va bene? Sì. La cipolla l'abbiamo immersa nell'aceto di vino e la lasciamo una mezz'oretta, così perde quel forte che ti fa commuovere. Intanto la Sara ha terminato di tagliare i pomodorini, ai quali andiamo ad aggiungere il basilico tagliato così con le mani, sapete perché sprigiona di più il suo profumo e il suo sapore. Aggiungiamo i pinoli, le fave, un po' di sale, un po' di olio. Mescoliamo bene, perché adesso questo qui lo lasciamo un po' così a insaporire. Mettiamo i gamberi in acqua bollente e li facciamo cuocere finché saranno belli rosa. Intanto io sto tagliando l'arancia da mettere nel nostro piatto quando sarà finito. Te ti piace il pesce, Sara? Molto. I gamberi sono decisamente cotti, li scoliamo e li passiamo sotto l'acqua fredda. Aggiungiamo la cipolla di Tropea. Che dici, Sara, fa un buon profumino? Sì. Sì? Allora, aggiungi anche i gamberi e mescola bene. Ti consola, la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino. La glassa d'aceto balsamico. Dimmi cosa vuoi da questa città. La glassa di aceto balsamico è buonissima, caspita, buona buona. Poi io fortunatamente ho dei fans che me la regalano, dei fans di Modena che la vanno a prendere proprio all'accettaia ed è una bomba, una bomba. Proviamo a impiattare. Alla fine mettiamo anche qualche pezzettino della nostra arancia. Mettiamo una fogliolina di basilico. Cospargiamo con un po' di sale Maldon, che è questo sale qui. Come potete vedere, un po' cristallino questo sale. Voglio ricordarvi le pagine Facebook importanti, che sono la mia, quella di Rosy Velasco, oppure la pagina di Bandiera Gialla, dove ci sono scritti anche tutti i nostri concerti, dove poter venire a ballare, vero? Sì. Allora, tu balli, sei una gran ballerina. Assaggiamo. Allora, tu cominci dall'arancia, il gamberetto
pulito. Sì, va pulito, sapete perché? Io amo pulire i gamberetti al momento. Che buono. Il pomodoro ha un sapore buonissimo. Che bontà. Che bontà. Intanto che la Sara assaggia lì, io continuo a assaggiare qua. Buono, eh? Ci vediamo con questa puntata di Casa Velasco.